Avventurieri, sono Sed e benvenuti a un nuovo tutorial di Fantasy Grounds. Quest'oggi andremo a esplorare le funzioni di creazione e unione ad una campagna. Partiamo ovviamente con la creazione di una campagna. Per la creazione di una campagna non servirà essere abbonati o ad aver acquistato il software, quindi potrete fare tutte le prove che desiderate. Senza sottoscrizione, però, non potrete far accedere nessun amico. Andremo qui ad inserire il nome della nostra campagna. Qui sotto invece sceglieremo il Game System. Proviamo Dungeon & Dragon quinta edizione. Qui accanto potremo proteggere la nostra campagna con una password, che sarà test, e potremo scegliere il nostro chat name, che sarà visualizzato in partita. Io scriverò Sed. Molto importante, qui potrete decidere se avviare la partita su rete locale o su cloud. Se avvierete la partita sul LAN, ovvero su rete locale, sarà la vostra rete che gestirà gli altri giocatori. I giocatori si dovranno connettere alla vostra rete per accedere al software. Io consiglio sempre di selezionare Cloud. Nella server list invece potremo selezionare pubblica o privata. Significa se mostrare o meno la nostra partita nelle server list pubbliche di Fantasy Grounds. Qui sotto potremo andare a selezionare le nostre estensioni per la partita, ma questo lo approfondiremo più avanti con la guida. E andando quindi a creare la partita, la avvieremo e vi entreremo dentro. Ma non ora, o perlomeno non oggi. Sul Load Campaign invece potremo andare ad aprire come master le partite che abbiamo creato. Basta semplicemente selezionarle e cliccare su Start. Se volessimo invece entrare in una campagna come giocatori, dovremmo cliccare su Join Campaign. Qui potrete trovare tutta la lista pubblica delle partite della community di Fantasy Grounds. E nel caso in cui il vostro Game Master avesse attivato la partita in cloud, la troverete in questa lista. Essendo la lista enorme, ovviamente vi consiglio di inserire qui il nome del GM per filtrare i risultati. Nella parte superiore, qui sotto History, troverete le partite al quale avete aggiornato di recente. Il pallino rosso significa che la stanza, ovvero la partita, è offline. Nel caso in cui il vostro master avesse deciso di creare e gestire la partita da rete locale, dovrete semplicemente qui andare a inserire l'IP della vostra partita, la porta corrispondente ed entrare. E direi, signori, che per oggi è tutto. Per ulteriori chiarimenti, una chiacchierata o qualche domanda, scrivete pure nei commenti oppure passate dalla nostra taverna virtuale su Discord. Al prossimo tutorial!